Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6 che apriamo con la pagina dedicata all'emergenza Covid. È stato pubblicato attorno alle 13 il nuovo DPCM del governo Conte per limitare la diffusione del contagio in Italia. Lo stivale è stato diviso in tre zone: gialla, ovvero a basso rischio, arancione a rischio medio e rosso a rischio elevato. L'Abruzzo dovrebbe essere incluso nelle cosiddette zone gialle, ma bisognerà ora attendere le ordinanze del Ministero della Salute, come spiega anche il responsabile della Task Force regionale contro il Covid, Alberto Albani, che invita i cittadini a recarsi in pronto soccorso solo per le urgenze. Ascoltiamo allora il servizio di Alfredo Primante e poi l'intervista al dottor Albani realizzata da Paolo Renzetti. Coprifuoco dalle 22, stop agli spostamenti in aree a rischio, ampliamento dello smart working e mezzi pubblici a metà capienza. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo DPCM del governo Conte che il Presidente del Consiglio ha firmato a mezzanotte. La contrattazione con le regioni è stata lunga, ma alla fine il pressing dei governatori, che volevano misure valide uniformemente in tutto lo stivale, sembra non aver dato esiti. Il governo infatti ha deciso di modulare le misure restrittive in base a 21 indicatori, tra i quali chiaramente anche l'indice di contagio. Ci sarebbero dunque zone gialle, arancioni e rosse ed in queste ultime dovrebbero essere inserite Lombardia e Piemonte, oltre a Valle d'Aosta, Calabria e Sud Tirol. Ci sarebbe qui un lockdown molto simile a quello di marzo ed aprile. Il coinvolgimento delle regioni comunque dovrebbe essere garantito perché i governatori partecipano alla cabina di regia sull'emergenza sanitaria, ma nel DPCM si precisa che il Ministero della Salute emetterà le ordinanze di chiusura sentiti i presidenti delle regioni. L'Abruzzo dovrebbe essere incluso tra le regioni gialle, la maggioranza. Dunque, sostanzialmente non dovrebbe cambiare molto per la vita economico-sociale della regione, fatta eccezione per il coprifuoco dalle ore 22. Valide le misure nazionali, cioè negozi che restano aperti, anche parrucchieri, barbieri ed estetisti, chiusi i parchi tematici, i cinema, i teatri, le sale e i corner scommesse. Si aggiungono anche musei e mostre. Nessuna novità per lo sport. Ferme anche le crociere, salvo quelle in corso. Dal 9 di novembre sospese tutte le crociere con navi battenti bandiera italiana. L'accesso ai luoghi di culto e alle messe resta valido con i protocolli già in essere. 100% della didattica a distanza per le scuole superiori, per medie ed elementari resta la didattica in presenza ma con obbligo di mascherina. Sono sospese le prove preselettive scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata su base curriculare, ovvero in modalità telematica, oppure in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione medica e di quelli per il personale della protezione civile. I centri commerciali sono chiusi nel weekend. All'interno dei centri si abbassano le serrande sabato e domenica per tutti i negozi, eccetto alimentari, farmacie, tabacchi ed edicole. Ultimo capitolo, quello dei ristori. Su pressing dei governatori, Conte sarà costretto ad allargarli rispetto alle previsioni. Il decreto sarà varato in settimana. Le erogazioni saranno tempestive, assicura l'esecutivo. Dottor Albani, facciamo un po' di chiarezza perché è uscito il nuovo DPCM in nottata, però l'Abruzzo non è ancora stato inserito ufficialmente in nessuna delle tre zone perché si attendono ovviamente che vengano esaminati i nuovi dati che la Regione ha inviato al Ministero. Sì, esatto, noi abbiamo inviato ieri nella tarda mattinata i dati al Ministero della Salute, speriamo che vengano appunto accolti e soprattutto elaborati perché questi nuovi dati consentirebbero alla Regione Abruzzo di essere inserita nella fascia più bassa. Stiamo lavorando in queste ore proprio tra Regione, contatti continui tra Regione e Ministero della Salute per far sì che questi dati vengano elaborati e inseriti affinché l'Abruzzo possa essere sia inserito nella fascia più bassa. Quando si avrà l'ufficialità? Credo non prima di 48-72 ore. Quindi in questi due giorni o poco più che mancherebbero all'ufficialità, che cosa potrebbe accadere? E questo stiamo aspettando appunto indicazioni da parte del Ministero della Salute perché è il Ministero della Salute che in base a una serie di parametri assegna il codice colore alla regione.
Se dovesse essere inserita la regione Abruzzo nella fascia verde, ovviamente si avrebbe un lockdown molto molto leggero rispetto ad altre regioni. Questo secondo lei che cosa comporterebbe poi ai fini del controllo del contagio? Sì, assolutamente sì, sarebbe una situazione più soft. Questo consentirebbe da una parte ugualmente di limitare la diffusione del virus all'interno della popolazione abruzzese, dall'altro di mantenere aperte le attività lavorative, e quindi questo unirebbe da una parte appunto la possibilità di controllo e la possibilità di sostenere le attività economiche. Dottor Albani, ad oggi qual è la situazione un po' in generale per quanto riguarda il Covid nella nostra regione? Siamo all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, un po' in generale c'è una saturazione dei posti letto o è una situazione diciamo importante ma non critica? È sicuramente una situazione importante perché il numero alto di contagi che sono avvenuti in questi giorni determina una pressione elevata a livello di pronto soccorso e quindi le strutture sanitarie. Ho fatto in questi giorni una serie di appelli e ancora oggi lo faccio e ringrazio anzi la possibilità che mi è data di fare appunto un appello alla popolazione di rivolgersi ai pronto soccorsi esclusivamente per patologie importanti e tutto ciò che è riconducibile all'attività ambulatoriale, utilizzare canali alternativi quali i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i consultori, affinché i pronto soccorso siano sgravati da questa attività e possano concentrarsi prevalentemente sui malati Covid. E continuano ad aumentare i Covid positivi in Abruzzo, oggi 423 nuovi casi, il 12% dei test e anche 4 deceduti. Ascoltiamo il bollettino dell'assessorato alla sanità. 423 nuovi casi oggi in Abruzzo, il 12% dei 3.543 test processati nelle ultime 24 ore, 162 nell'Aquilano, 105 nel Chietino, 40 nel Pescarese e 115 nel Teramano. Si tratta di persone d'età compresa tra 4 mesi e 100 anni, 181 delle quali sono riferite a focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 568, di età compresa tra 75-83 anni, uno in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Teramo e due in provincia di Chieti. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 8.032, più 422 rispetto a ieri. 427 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 36, meno 2 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 7.569, più 389 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Sopralluogo di Marsiglio questo pomeriggio all'ospedale di Avezzano, il sindaco di Pangrazio lo incalza sulle condizioni della struttura a fronte della seconda ondata di contagi. Ascoltiamo il servizio di Gioia Chiostri. Visita e sopralluogo di Marco Marsiglio, governatore della regione Abruzzo, all'ospedale di Avezzano e al PTA di Pescina, con annessi pronto soccorso. Più che altro è stata l'occasione per fare il punto della situazione su ciò che è stato fatto e su quanto ancora c'è da fare sotto la spada di Damocle del Covid-19. Incalzante il sindaco Gianni Di Pangrazio, che ha chiesto delle risposte concrete e tempestive sulla sanità. Questo è un ospedale per curare le persone nei vari reparti. Facciamo in modo di trovare, col presidente ci siamo pure sentiti, se è necessario una struttura esterna o si verificano altri ospedali dove o potenziare il Delta 7 come possibile per cercare un attimo di portare i Covid là, perché qua già un reparto è andato Covid. Mi hanno informato stamattina che c'è qualcuno su al reparto geriatria che è Covid pure, poi diventa un ospedale chiaramente dove non si possono fare le terapie di cardiologia, di ortopedia. Questo è un ospedale di primo livello, facciamolo rimanere primo livello. Allora, come sapete, io ho avuto la delega l'8 ottobre per fare i lavori. Lavori che se avessimo potuto fare a maggio, quando c'era il decreto, se il decreto legge fosse stato scritto, ecco i soldi, questi sono i poteri, andate e fate come abbiamo fatto nella primissima fase, che ci ha permesso di fare G8, Delta Medico, l'ospedale di Pescara e vari altri
interventi minori. Noi oggi avevamo già consegnato i lavori. L'ASL si è messa assolutamente a disposizione, ha recepito immediatamente per i lavori ad Avezzano. Ci sono due lotti di interventi per la terapia intensiva per oltre 700.000 euro. Questi due lotti, quindi il progetto definitivo è uno, è stato consegnato i lavori anticipatamente rispetto alla consegna dei progetti, cioè il progetto è arrivato oggi, tra ieri e oggi sono arrivati i progetti definitivi, ma l'ASL ha già dato all'impresa che si è insediata il 30 sotto riserva di legge, il termine previsto dal capitolato per la realizzazione dei lavori era 78 giorni, perché poi i lavori, quello è, insomma, gli operai, quello lavorano, dalla consegna dei lavori. La ditta si è impegnata a chiuderli invece che in 78 giorni, abbiamo strappato l'impegno a chiuderli in 45 giorni. A me dispiace che oggi, ripeto, non stiamo a, come dire, a consegnare i lavori, insomma, ad aprire i reparti, e stiamo ancora parlando del tempi di gara, ma questi sono i tempi che ci sono stati dati. Se l'estate l'avessimo passata invece che a parlare ossessivamente dei banchi con le rotelle. Ad accompagnare il presidente nella visita all'ospedale di Avezzano anche il manager della ASL 1 Roberto Testa, l'assessore Nicoletta Veria alla sanità, Simone Angelosante, e il vicepresidente Emanuele Imprudente. Ma per la sanità marsicana la regione ha fatto abbastanza? Noi stiamo facendo quello che possiamo per tutta la sanità abruzzese. A me non interessa il campanile, non vedo la Marsica né isolata né abbandonata né ostile nei confronti di qualcun altro. Se qualcuno vuole alimentare questo, diciamo, sentimento di estraneità o di ostilità della Marsica con il resto dell'Abruzzo o della sua provincia, penso che faccia un errore. Stiamo dimostrando nei fatti quale attenzione stiamo dando a questo territorio. Questo territorio purtroppo è stato colpito da un'ondata molto molto forte, molto, e se la struttura ospedaliera di Avezzano non è, come dire, preparata e pronta a sostenere questo impatto, voglio dire, non lo reggono neanche a Berlino e Parigi, quindi figuriamoci un po' se potevamo reggerlo all'Aquila o Avezzano, ma qualcuno si dovrebbe interrogare su qualche decennio di magari impreparazione della sanità pubblica italiana e nel caso specifico anche marsicana. E ora una notizia di cronaca giudiziaria: si mise alla guida dell'auto in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto della cocaina e si scontrò con un ciclomotore provocando la morte di due persone. Un 34enne di Tollo, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della colpa cosciente, è stato condannato a 9 anni di reclusione nel processo con il rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Chieti Luca De Ninis. L'uomo è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e gli è stata revocata la patente di guida. L'incidente risale al 10 giugno 2018 lungo la strada Chieti-Tollo in direzione di Canosa Sannita. Cavuto viaggiava su un Alfa Romeo Mito a una velocità fra 90 e 100 km orari, dove il limite è di 50 km orari, allorquando, invadendo la corsia di marcia opposta, si scontrò con un ciclomotore. Nell'impatto persero la vita un 25enne che viaggiava con il condannato e un 18enne che era in sella al ciclomotore. L'uomo è stato anche condannato a risarcire i danni in separato giudizio ai genitori della vittima, costituiti parte civile, e sempre a titolo di risarcimento dovrà versare 5.000 euro all'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, che pure si è costituita parte civile. Torniamo ora sulla questione Covid, in particolare sulla didattica. Andiamo a Teramo, dove il rettore dell'università, Dino Mastrocola, invia una lettera piena di affetto e sostegno agli studenti dell'Unite. Siate una comunità viva e forte in questo momento di difficoltà, scrive il rettore ai ragazzi, e ricorda loro che gli uffici dell'Ateneo continuano a lavorare regolarmente ad accogliere chiunque avesse necessità. Tania Bonici Castelli. È davvero magnifica la lettera del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola, che scrive di getto ai suoi studenti. Parole piene di affetto dopo che la situazione di emergenza del nostro paese è tornata ad aggravarsi e il presidente della regione Abruzzo ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle università e nelle scuole di secondo grado fino al 24 novembre, ma senza certezza sulla effettiva durata di questa situazione. Lo stato d'animo che ci pervade, scrive ai ragazzi Mastrocola, non
è certamente dei migliori. Dopo l'impegno profuso, le rinunce, i sacrifici che ci sono stati chiesti in passato e che oggi risultano ulteriormente rafforzati, siamo ancora una volta chiamati ad essere quello che siamo sempre stati, una comunità viva, forte, coesa e con un non comune senso di appartenenza. Il Rettore ricorda agli studenti che l'Ateneo di Teramo oggi non chiude, sono solo sospese le attività didattiche in presenza, i cancelli e le porte di Unite resteranno aperte, le facoltà, la biblioteca, la segreteria, i laboratori e gli altri servizi essenziali continueranno ad accogliere chi ne ha necessità. La situazione che stiamo vivendo, continua Mastro Cola, è particolarmente difficile, soprattutto per voi ragazzi, ma vi chiedo di continuare ad ascoltare ed elaborare i messaggi accurati che giungono dalle autorità e da chi sta combattendo in prima linea questa battaglia. È compito di ognuno scegliere da che parte stare e quali azioni compiere. Ed ecco il messaggio finale che il magnifico rettore intende far arrivare agli iscritti di Unite. Cari ragazzi, approfittate di questo periodo per studiare ed accrescere le vostre conoscenze e competenze. Lo studio vi aiuterà ad affrontare il presente, ma vi darà anche gli strumenti per essere protagonisti quando questa crisi prima o poi finirà. Assegnati all'Abruzzo 1.800.000 euro per la didattica digitale integrata, fondi stanziati dal decreto Ristori che verranno ripartiti su 193 istituti scolastici della regione. Le risorse serviranno per l'acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in accomodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti. Come Ministero non abbiamo mai smesso in questi mesi di investire sul digitale e continueremo a farlo, fanno sapere da Roma. Abbiamo messo risorse su tablet, PC e connessioni, ma anche sulla formazione dei docenti e del personale. Stiamo guardando anche oltre l'emergenza, sono tutti investimenti che restano alla scuola. E a proposito di scuola, prosegue la didattica a distanza all'alberghiero De Cecco di Pescara, dove oggi si sono tenuti anche gli esami di qualifica di cucina in presenza. Vediamo il servizio. Abbiamo realizzato un'organizzazione assolutamente rigorosa, cercando di contemperare al massimo le esigenze di tutela della salute di tutti, ma nello stesso tempo anche di qualità della formazione. E quindi la didattica a distanza prosegue in tutte le classi con modalità alternate tra attività didattica sincrona e asincrona. Oggi è un giorno importante, ma lo è tutta questa settimana per i nostri studenti del corso di enogastronomia, ma anche dell'indirizzo di accoglienza turistica. Stiamo svolgendo gli esami di qualifica regionale, che sono un momento importantissimo per i nostri studenti degli istituti professionali, perché consente di attribuire delle qualifiche di operatore immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Sulla base dell'ordinanza 92 della Regione Abruzzo, che parla di didattica in presenza in situazioni di riconosciute condizioni di necessità, anche noi, come diversi istituti alberghieri, abbiamo oggi e per tutta la settimana lo svolgimento degli esami di qualifica. Si svolgono nei nostri laboratori in assoluta sicurezza, si svolgono in ampie aule areate con tutti i dispositivi di protezione individuale e con accessi, canali diversificati di accesso in ingresso e in uscita. Si sta svolgendo tutto nella massima regolarità, rispettando naturalmente il protocollo anti-Covid, sia i ragazzi sono ben comunque preparati in questo, sono tutti molto competenti anche su quello che è stato il percorso formativo, quindi insomma tutto nella massima regolarità nonostante le difficoltà della situazione. Come si stanno svolgendo questi esami? Che cosa devono fare i ragazzi e cosa esaminate voi? Beh, noi insomma ci occupiamo di verificare che è stato svolto un percorso di formazione professionale che tra l'altro si conclude dopo il terzo anno negli istituti professionali del territorio e quest'anno, per ragioni legate appunto al lockdown, al Covid, non è stato possibile effettuare questi esami, svolgere questi esami a fine anno scolastico, quindi ai primi di giugno, tra fine maggio e primi di giugno, e quindi c'è stato questo slittamento al periodo autunnale, quindi adesso fortunatamente stiamo portando a termine questo adempimento.
Rimaniamo a Pescara, dove è stata chiusa per Covid la scuola dell'infanzia di Fontanelle con 100 bambini a casa. Domani però riaprirà la media Rossetti dopo quasi 20 giorni che era chiusa appunto per Covid. Vediamo il servizio. Assessore Santilli, sono ore cruciali queste per il Paese con il nuovo DPCM, ma per quanto riguarda Pescara la situazione scuole ad oggi qual è? Allora, purtroppo dico io, abbiamo una notizia positiva in quanto domani i ragazzi della scuola media Rossetti tornano in classe dopo aver effettuato tutti i tamponi e quindi tutti i risultati adesso sono negativi. Però da oggi chiudiamo un'altra scuola, che è la scuola dell'infanzia di Fontanelle, il comprensivo 1, dove è risultata positiva una maestra, quindi di conseguenza la preside del comprensivo 1, la dottoressa Ascione Teresa, ha deciso di chiudere il plesso. Quanti sono gli studenti, il personale interessato da questa chiusura? I bambini interessati di questa situazione sono 100 i bambini più o meno, però sono coinvolti anche 14 tra insegnanti e personale ATA. Assessore, per quanto riguarda il nuovo DPCM, si attende di sapere e di capire cosa sarà dell'Abruzzo, in quale zona verrà inserita, ma questo cosa potrebbe portare a livello delle scuole? C'è il rischio che possa esserci la didattica a distanza anche per qualche scuola media al momento? Allora, ad oggi praticamente il DPCM che è uscito abbiamo visto che manca la classificazione ancora dell'Abruzzo. Nel momento in cui sapremo in quale colore saremo relegati ci saranno delle conseguenze. Io mi auguro che l'educazione a distanza rimanga solo e esclusivamente per le scuole superiori, perché per le scuole inferiori, quindi le scuole medie, mi riferisco in modo particolare alle primarie, quindi alle scuole elementari, spero che si continui a stare in presenza. Voi continuate ovviamente giorno dopo giorno, ora dopo ora, a monitorare la situazione? Io sono in contatto quotidiano, ad ora, anzi, con i presidi dei comprensivi, non appena c'è qualche novità loro me la comunicano e io di conseguenza mi muovo. Ed eccoci giunti allo sport con il calcio di Serie B, momento delicato in casa Pescara, reduce da ben 5 sconfitte consecutive, l'ultima delle quali lunedì sera a Lecce. Domenica l'impegno interno contro il Cittadella potrebbe essere decisivo anche per il futuro della panchina di Massimo Oddo, ma dall'altra parte c'è la bestia nera del Delfino, il Cittadella. Il servizio è di Jacopo Forcella. 5 stop di fila, 14 gol subiti e solamente 3 quelli realizzati, ultimo posto in classifica col solo pareggio all'esordio col Chievo Verona, ad aver smosso una graduatoria che definire deficitaria è poco. Per il Pescara il momento è delicatissimo, la sconfitta della Via del Mare di Lecce di lunedì sera, anche preventivabile ci mancherebbe, ma di certo il 3-1 in terra salentina ha acuito ulteriormente una crisi di risultati che si intreccia con quella che riguarda i rapporti nello spogliatoio. L'ultimo gradino della classifica è lì a certificare che da adesso in avanti per il Delfino ci sarà da compiere una rimonta verso zone più tranquille, ma è altrettanto vero che domenica l'impegno interno col Cittadella è scomodo, altro che. Soprattutto perché i Granata Veneti hanno ritrovato, oltre che il tecnico Venturato, anche Daniele Donnarumma. L'allenatore è tornato a condurre regolarmente le sedute di preparazione. Sia lui che l'esterno ex Monopoli sono risultati negativi agli ultimi test molecolari dopo quelli antigenici di lunedì, che avevano dato esito altrettanto negativo. La gara dell'Adriatico Cornacchia potrebbe risultare decisiva sulla sponda biancazzurra per i destini del tecnico Massimo Oddo. Preoccupa il cammino deficitario nel campionato. Se non è l'ultima spiaggia, dunque poco ci manca, anche considerando che poi il torneo di Serie B, come quello di A, osserverà la sosta per gli impegni delle nazionali, sia quella maggiore che quelle minori, prima della trasferta del Mazza di Ferrara sabato 21 novembre contro la SPAL. Il Pescara deve dare segnali quantomeno di credere nella rincorsa e non nella sensazione di impotenza che spesso si è vista in queste prime sei uscite. Le situazioni legate ad Asensio, che domenica dovrebbe essere davvero a disposizione dopo aver sfiorato la convocazione in Puglia, e quelle di Valdifiori e Galano, assenti invece per motivazioni differenti, vanno monitorate. Un pareggio servirebbe a poco, occorre un successo a tutti i costi contro una bestia nera per il Pescara. Il Cittadella è squadra che il Delfino non batte dalla stagione 2013-2014 e in casa addirittura da quella 2011-2012 con il gol vittoria di Marco Sansovini. In totale su 16 incontri 5 successi abruzzesi, ben 8
Abruzzo, quelli veneti con 3 pareggi, l'ultimo dei quali proprio allo stadio Adriatico Cornacchi il 7 febbraio 2015. Vantaggio ospite firmato Stanco, pareggio nel finale di Bjarnason. Insomma, rilanciarsi sfatando anche uno dei più grandi tabù della storia recente del calcio biancoazzurro, più che una necessità quasi un dovere per non restare in apnea ancora per troppo tempo. Serie C, ospite della trasmissione Pro Teramo, il vice allenatore biancorosso Roberto Guana ha raccontato l'impatto con la realtà teramana e l'avvio super di campionato della squadra di Pace, al quale lo lega anche un rapporto nato dopo la fine delle rispettive esperienze da giocatore. Poi Guana ha raccontato il rapporto a Brescia con due campioni straordinari del calcio mondiale, Roberto Baggio e Pep Guardiola. Onestamente non ci aspettavamo di partire così bene, ma soprattutto non ci aspettavamo che i ragazzi apprendessero in maniera così veloce e rapida le nostre idee, la filosofia del mister, le idee del mister, e credo che questo sia stata fino ad ora la cosa che ha fatto più la differenza, cioè la capacità dei ragazzi di credere in quello che il mister ha proposto, che proponiamo, di metterlo in pratica poi in campo, che è la cosa più difficile, e di volta in volta sorprenderci. Sicuramente lavoriamo molto sulla difesa, perché crediamo che, cioè, la nostra idea è quella di difenderci per far gol, quindi sicuramente ci dedichiamo tanto tempo. Per quanto riguarda lo stadio, è il nostro campo, è dove ci alleniamo tutti i giorni, è un po', diciamo, casa nostra, e quindi quando giochiamo in casa sicuramente è un fattore determinante per noi. Questo inizio settimana soprattutto per noi è la possibilità grande di poter lavorare forte, quindi di poter fare dei lavori che quando abbiamo una partita, le partite ravvicinate, non possiamo fare, quindi ci sarà sicuramente dei carichi importanti per i ragazzi, anche perché poi dopo, da mercoledì in poi, avremo un ciclo di ferro, quindi sarà sicuramente una settimana per loro molto intensa. Ma guarda, io con Massimo ho giocato nella stagione di Ascoli, siamo stati compagni di squadra ad Ascoli con Giampaolo, e abbiamo avuto un bellissimo rapporto dai compagni di squadra, ma poi da lì in poi ci siamo affrontati da avversari. Poi tra l'altro il mister era uno che prima della partita, io sono più, come posso dire, mi piace abbracciare anche gli ex compagni prima partita, invece il mister era uno che non ti guardava neanche, non ti salutava, e quindi dai, ci vedevamo fine partita. Poi l'anno scorso mi ha chiamato, era maggio, aveva visto che avevo appena finito di fare il corso UEFA e mi ha chiesto cosa volessi fare, quali erano le mie intenzioni, qual era la sua idea. Insomma, ci siamo trovati, è venuto da me a Verona, mi ha fatto vedere il suo lavoro e sono rimasto subito affascinato, e come dicevo prima, quando lui mi ha chiamato ho sentito qualcosa dentro e quindi mi ha smosso qualcosa, e abbiamo deciso insieme di iniziare questo percorso. Oltretutto, quello che hai già detto di Roby, che era vero che lavorava tutti i giorni tantissime ore perché aveva dei grossi problemi da tutte le operazioni, io mi ricordo sicuramente impresso sia di Roby che di Pep il primo giorno che li ho visti. Roby ovviamente la prima cosa che mi ha colpito erano il codino, come ti posso dire, quello che dicevi tu, quella magia assoluta di quando giocava a calcio, riusciva a fare cose per noi impensabili, e ha sempre avuto una grande umiltà nel capire che noi non eravamo in grado di stare al suo passo, ovviamente, ma era lui che riusciva a scendere al nostro livello. Pep addirittura tuttora quando lo vedo in TV mi fa, sembra ancora quasi impossibile che io abbia giocato con questi due grandissimi giocatori. Mi ricordo Pep, un aneddoto, che a Pep, per dirti, ogni fine allenamento prendeva le mazze da golf, si metteva in fondo al campo, metteva giù le palline e tirava, insomma, una ventina, trentina di colpi da golf, ed era bravo tanto quanto con i piedi. Si è concluso sullo 0-0 il recupero della quinta giornata di Serie D tra Pineto e Recanatese. Sugli scudi, due portieri, Mercorelli e De Chirico. Il Pineto recrimina per la mancata assegnazione di un calcio di rigore al 90° minuto. Andrea Costantini.
Finisce in parità senza gol il recupero di Serie D fra Pineto e Recanatese alla fine di una gara equilibrata nella quale i padroni di casa hanno provato a far propria l'intera posta, calando nel finale quando i marchigiani hanno sfiorato il colpaccio. Recrimina il Pineto per un rigore non dato al 90esimo. Restano 3 punti di distacco tra le due con la Recanatese che ha ancora una gara da recuperare. Amaulo ha di nuovo a disposizione e porta in panchina Ciarcelluti e Bugaro, out Palumbo, Pierpaoli, Camplone. Il tecnico pinetese va ancora con la coppia pesante Massini Olcese. Sul fronte opposto Giampaolo è privo di Ferrante e lascia inizialmente in panchina il bomber Pera. Nel 3-5-2 l'ex notaresco Liguori e l'ex teramano Piccioni sono i terminali offensivi. Primo tempo molto godibile tra due squadre forti e ambiziose. Dopo una prima fase di studio il Pineto a rompere gli indugi con la prima importante palla gol. Olcese sfonda e arriva a tu per tu con De Chirico che gli dice no. Risponde la Recanatese con una manovra elaborata, cross di Pezzotti, torre di sbaffo per Piccioni che incorna centralmente, blocca Mercorelli. Un minuto dopo Olcese investe di assistman libera Verdesi, il cui destro però è impreciso. Altra grossa chance pinetese prima della mezz'ora, Recanatese distratta e una rimessa laterale manda in porta D'Angelo, ma De Chirico in uscita bassa è ancora provvidenziale. Sul ribaltamento di fronte Gomez, sempre attivissimo, conclude centralmente. Più pericolosa la giocata di Liguori al 40esimo, conclusione mancina alla sua maniera, ma Mercorelli risponde bene deviando in corner. Sempre Liguori dalla solita mattonella conclude alto. È l'ultimo atto del primo tempo. La ripresa si apre, dopo 4 minuti Amaulo cambia volto al Pineto, fuori Olcese, dentro Ciarcelluti e passaggio al 4-2-3-1 con Esposito dietro Tomassini. Al decimo ottimo taglio di D'Angelo per Verdesi che controlla bene ma non tira subito ed è murato. 18esimo cross di Nicolao, torre di Ciarcelluti ma né Esposito né Tomassini arrivano all'appuntamento col gol. 20esimo corner di Nicolao, Esposito in corna sull'esterno togliendo il pallone a Salvatori, forse meglio piazzato. Folata pinetese che Giampaolo prova a interrompere con l'ingresso di Pera al 24esimo al posto di Piccioni e un minuto dopo la Recanatese si fa rivedere dalle parti di Mercorelli con l'ex Pezzotti. Contro break pinetese al 31esimo con Paoli che serve Ciarcelluti che tira alto anziché servire Tomassini. Al 34esimo super palla gol per la Recanatese, Liguori spara, botta sicura sulla corta respinta di Pepe, Mercorelli respinge distinto e poi è super sul tentativo di tap-in di Giaccaglia. Altro brivido per il Pineto al 43esimo sulla punizione di Pezzotti e il colpo di testa di poco alto di sbaffo. Proteste pinetesi allo scadere, il neoentrato di Giovacchino è affrontato in scivolata da dietro da Donzelli in piena area. Maccarini di Arezzo ci pensa un po' e poi opta per la simulazione. La punizione di Nicolao fa poi scendere il sipario su un risultato nel complesso giusto. Termina qui questa edizione del TG6, l'informazione torna alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie per averci seguito, una buona serata.